Sono con Andrea, volontario del gruppo Emergency di Saronno. Di che cosa vi occupate? Allora, noi come gruppo territoriale di Emergency di Saronno ci occupiamo della diffusione di quella che è l'idea che porta avanti Emergency, un'idea di pace e di difesa di quelli che sono i diritti umani e in quest'ambito per la giornata odierna di quelli che sono i diritti fondamentali dei bambini. Come credo la maggior parte delle persone che conosce l'associazione sa, noi fondamentalmente ci occupiamo di salute, nel senso che come associazione, non tanto noi volontari, ma diciamo la sede centrale, Gino Strada e tutte le altre persone si occupano di andare a di fatto costruire ospedali, centri di primo soccorso in quelli che sono i territori che colpiti da guerra e non solo, nel senso che banalmente noi come gruppo territoriale di Saronno abbiamo deciso di appoggiare e sostenere un ospedale che è l'ospedale pediatrico di Bangui, proprio perché comunque al di là di quelle che sono le realtà purtroppo più famose come possono essere l'Afghanistan, a suo tempo l'Iraq o altre realtà, ci sono anche tutta una serie di problematiche più strettamente legate alla salute e in questo caso per quello che riguarda noi la salute dei bambini. La giornata odierna con noi si sposa abbastanza, diciamo che andiamo a braccetto, perché comunque Diritti Pop-Up è una giornata dove si parla dei diritti dei bambini e dove Emergency è in prima linea su questo aspetto, quindi abbiamo voluto come associazione sostenere, promuovere e partecipare in modo attivo alla realizzazione, quindi saremo qui tutte queste due settimane a dare una mano, a sostenere, a fare anche un attimino quello che è il nostro lavoro di raccolta fondi, proprio per continuare a portare avanti poi questa, diciamo, tutta questa nostra idea. Secondo lei, dal punto di vista internazionale, qual è il diritto più violato per l'infanzia? Ce ne sarebbero tanti in realtà, nel senso che in prima battuta è la salute, ma non per altro perché comunque noi viviamo in una realtà in Italia dove tutto sommato, anche se in questi ultimi anni la situazione italiana è un po' cambiata anche a livello sanitario, purtroppo in tutto il resto del mondo, in quelli che alla gente piace chiamare paesi non civilizzati o comunque paesi del terzo mondo, il diritto alla salute continua ad essere un privilegio per pochi. Basti solo pensare che in Africa, in molte realtà, la salute si paga. Qualsiasi intervento sanitario che viene fatto in ospedale si paga, e anzi spesso e volentieri devono essere i pazienti stessi a portare magari i medicinali in ospedale o altro. Quindi ad oggi è forse ancora il diritto che più manca. Grazie. Di nulla. Buonasera a tutti. Come vedete ho il microfono, ma non è un microfono per amplificato. Quindi se volete ascoltare, purtroppo dovete stare 5 minuti in silenzio. Allora, so che ci sono tanti bambini che sanno tutta la storia di questi libri, perché ne sono gli autori. Ci sono però altri bambini, allora ho detto all'inizio che questo microfono non è amplificato, serve per la registrazione, quello che serve per ascoltare il silenzio, sentite adesso, è perfetto. E altri bambini invece sono venuti proprio per vedere i vostri lavori, per provare magari anche loro a realizzare dei libri belli come avete fatto voi.
Allora, io sono Fiorella, molti mi conoscono perché di solito mi occupo di gestire dei laboratori con i bambini, lavoro all'ufficio cultura del comune di Saronno e con questa giornata, con questo pomeriggio insieme, apriamo una serie di iniziative che ricordano, celebrano e festeggiano il 24esimo anniversario della Convenzione dei diritti dell'infanzia, cosa che voi sapete benissimo visto che i vostri libri parlano proprio di quello. Chi vuole avere più informazioni relative a tutti gli eventi che ci saranno nelle prossime settimane trova questo bellissimo volantino nella sala, poi lo do a tutti quelli che hanno bisogno, e su cui può leggere cosa ci sarà in questa sala e in altri luoghi della città proprio per questi eventi. Noi abbiamo ospitato queste classi, anzi le due scuole di Arese, grazie all'intervento di un'associazione di Saronno che è Emergency, che ci ha fatto conoscere l'esperienza che queste scuole stanno facendo e penso continueranno a fare con i libri pop-up, e abbiamo pensato che poteva essere una bella iniziativa da proporre qua a Saronno in questa occasione. So che ci sono diversi bambini di Saronno che sono venuti per fare il laboratorio. Possiamo dire che fra un po' inizia? Possiamo dire che fra un po' inizia. Chi vuole partecipare, non era necessaria l'iscrizione, quindi chi è qua nella sala potrà partecipare. Adesso io passo il microfono, che è sempre un microfono finto perché non amplifica, a Domenico, che ci dirà qualcosa su come avete lavorato. Bene, intanto ringrazio tutti per essere venuti qui e ad aver contribuito alla realizzazione di questa realtà. Naturalmente chi fa opere poi compie metà del cielo, l'altra metà del cielo la dipinge chi viene poi a fruire dell'opera. Quindi grazie di essere venuti qui. Questo è un progetto che è partito grazie soprattutto a Cristina Renzi, che ci ha un po' segnalati, come diceva prima Fiorella Bianchi, all'assessorato alla cultura di Saronno. E subito noi partivamo da un'esperienza precedente l'anno scorso con la scuola primaria Europa Unita di Arese, che ha fatto una serie di laboratori per costruire questi libri pop-up all'interno del liceo artistico Lucio Fontana di Arese. Quindi si è creato subito un rapporto così binario con tanti travetti insieme che hanno costruito poi la lunga ferrovia che ci ha portato fino a qui, e cioè con un bambino di quinta B o quinta D abbinato a un allievo di seconda D, seconda B. Le seconde sono le scuole superiori, invece le quinte sono le scuole primarie. Quindi in un rapporto di uno a uno hanno costruito poi progressivamente questi libri. Quindi ogni bambino ha costruito nell'arco di 6 incontri con gli allievi del liceo artistico guidati da me, e poi con invece nelle ore di lezione alla scuola Europa Unita con le loro maestre rispettivamente Costanza Bianchi, poi Monica Simiele e poi Ilenia Di Cosmo, non ho sbagliato questa volta il cognome, hanno costruito tutto questo libro. Quindi in realtà tutta una serie di spunti che venivano dati durante il laboratorio, poi le maestre con i bambini che hanno fatto un lavoro straordinario sono state sviluppate all'interno della scuola. Ma l'offerta che noi così abbiamo costruito per questi eventi non si chiude nella fruizione dei libri, e vi assicuro che voi potreste stare qui a guardarli per ore, perché sono uno diverso dall'altro, e abbiamo realizzato un libro partendo dalle esigenze del bambino. Soprattutto il ragazzo adolescente che ha seguito il bambino ha fatto da tutor, ha cercato di metterci poco le mani proprio per fare un po' da maieuta per quanto riguarda invece la creatività, la fantasia del bambino. Spesso però il bambino, questo vuole insegnare Diritti Pop-Up, la mostra che stiamo guardando, è veramente colui che costruisce e può essere invece propulsore di cultura. Cioè noi siamo abituati a pensare che il bambino sia colui che fruisce della cultura degli adulti, e invece
dal nostro punto di vista è esattamente il contrario, cioè in realtà è il bambino che insegna agli adulti come riconquistare la propria relazione con il bambino interiore, e quindi spesso i bambini sono stati maestri e insegnanti dei nuovi adulti, ed è un punto fondamentale, perché è da lì che dobbiamo poi ricostruire in un modo diverso anche l'ottica della nostra società. Naturalmente la mostra, anche da parte della classe terza E del liceo artistico Fontana, si è mossa nell'ottica di fare dei lavori per bambini. E quindi tutti i lavori che vedete alle vostre, così in verticale, arazzi e simili, diciamo così, in tridimensione, sono tutti realizzati pensando appunto che il fruitore principale dovesse essere il bambino. Quindi si parte da questa piccola vignetta, poi dietro c'è una cattedra pop-up, avete visto che c'è una disposizione di queste cassapanche come se fossero dei vecchi banchi di scuola, e qua c'è la nostra cattedra rossa con qualche bambino e bambina che adesso fa da maestro, e poi ecco successivamente avremo dei laboratori. I laboratori sono tenuti dai bambini e i nostri invece adolescenti fanno da tutor, ne sono assegnati 4 o 5 per gruppo, ci sono due sale, nelle due sale trovate altri lavori di terza E e invece dei lavori di seconda B. Faccio uno specifico, perché questo lavoro qui non è di terza E, di seconda B, e poi nell'ultima sala ne trovate un altro, una specie di modellino sempre della classe seconda B, e in fondo c'è il video, c'è il video? Ah, c'è un video che documenta tutta l'esperienza da parte di Chiara, sempre di seconda B. Allora, io direi che dovete calcolare che... Ah, ecco, qui c'è una... C'è uno spot, chiudiamo con uno spot. Allora, un bambino non è un adulto di serie B, il bambino è già grande così. Allora. Perdome Bulforo, poesia rap per un prof, prof pop. È veramente un grande poeta, nella poesia lui è il profeta, la scrive col cuore e la presenta con calore. Ma che bravo professore, scultore, attore e grande viaggiatore. Dall'India col pigiama i nostri diritti la gente declama. È un maestro, una cometa, che con il gioco ed il sorriso ci indica la meta. Con il libro animato e la sua allegria ha sollecitato la nostra fantasia. Ormai gli incontri sono finiti, ma nei nostri cuori i suoi ricordi resteranno per sempre scolpiti. Gli alunni della quinta B. Bravi, grazie. Grazie. Ecco, ora un visitatore di questa mostra, se vogliamo così chiamarla. No, molto bella. Cosa ne pensa? Molto, molto particolare, molto bella, anche se, vabbè, ieri sono venuto a vedere mentre la stavano allestendo, e quindi sono voluto tornare ovviamente per vedere che cosa erano i risultati. E sono molto particolari, alcuni non si capiscono molto bene, però sono veramente molto significativi. Da che cosa è stato colpito in modo particolare? Adesso che sono tornato, sinceramente, ho visto poco. Però la cosa che mi ha colpito in particolare è l'impegno dei ragazzi che l'hanno fatta e l'entusiasmo che ci hanno messo. E anche il professore, perché io l'ho visto anche il professore mentre che le aiutava. E adesso rigirerò per vedere effettivamente tutto il resto. Questa è la dimostrazione che i nostri bambini, quando si impegnano, sanno fare grandi cose. I nostri ragazzi, ma sì, sanno fare grandi cose. Sì, quello sì. E poi sì, danno anche un significato a quello che fanno, e quindi la gente riesce a comprenderlo, perché poi alla fine la gente viene, gli viene spiegato il senso di quello che viene fatto. A quel punto lì la gente diventa più consapevole e può migliorare dentro, intendo. Grazie. Prego. Sono in compagnia di due ragazze che oggi stanno facendo dei laboratori, giusto? Sì. Come ti chiami? Gaia. Che cosa stai facendo di bello?
Sto facendo un foglio pop-up per la mia maestra. Tu invece ti chiami? Marin. E come mai sei venuta oggi a questo laboratorio? Per fare insegnare agli altri bambini come si fa una tecnica pop-up. Da chi hai saputo questa iniziativa? Da un professore delle medie. Delle superiori. Delle superiori. Cosa ti aspetti da questa giornata? Lunedì mattina, quando tornerai a scuola, che cosa dirai alle tue compagne, ai tuoi amici? Questa esperienza com'è stata, perché ci saranno due giorni e gli spiegherò cosa abbiamo fatto in questo giorno. Bene, grazie, brava, bravi ad entrambi e in bocca al lupo per la giornata, eh? Va bene, bravi, buon lavoro. Ho con me un'insegnante di questi ragazzi. Lei è insegnante della scuola primaria Europa Unita di Arese. Di Arese, benissimo. Quindi lei è una delle insegnanti che in qualche modo ha portato avanti questa iniziativa. Innanzitutto, i suoi bambini quanti anni hanno? I miei bambini hanno 10 anni e fanno la quinta elementare. Sono me ragazze, dunque. Sì, sì, sono già grandi. Più grandi di me, volendo. Come hanno accolto questa iniziativa? Ah, con grande entusiasmo. Poi l'idea di dover andare ad un liceo, poter lavorare con i ragazzi grandi, per loro è stata veramente un'idea fantastica. Nell'era di Twitter, nell'era di internet, nell'era di Facebook, comporre un libro con carta, pastelli, pennarelli, che cosa ha significato per loro? Ha significato un po' staccarsi da questo stereotipo che è internet, che blocca un po' la loro fantasia. E qui invece si sono cimentati in un lavoro di creatività, fantasia, ma anche di riflessione, perché oltre al lavoro sul libro, noi abbiamo anche sviluppato in classe tutto un lavoro sui diritti dell'infanzia, nella quale bambini presentavo magari dei documenti, venivano fatte delle riflessioni, dei commenti, e anche con l'utilizzo delle poesie del professore Domenico Bulfaro abbiamo cercato di rendere questo argomento un po' diverso dal solito. Secondo lei, a livello internazionale, qual è il diritto per l'infanzia più importante? Ce ne sono tanti. Loro, ad esempio, i miei, sono stati colpiti dal diritto di non essere sfruttati, anche perché in classe abbiamo visto il film Iqbal, non so se lei lo conosce, sul quale poi abbiamo fatto delle riflessioni. E un altro diritto a cui su cui abbiamo molto lavorato è stato il diritto alla vita. Quando c'è stato quel naufragio a Lampedusa, dove sono morti anche dei bambini, e lì abbiamo fatto anche lì tutto un lavoro di riflessione e anche il lavoro di pop-up con il libro. Grazie per il lavoro che avete svolto, in bocca al lupo. Grazie a voi, grazie anche a tutti i bambini, e un ringraziamento grande anche al professor Bulfaro che ci ha guidato dal liceo artistico Fontana. Grazie. Lei è padre di un ragazzo che oggi è coinvolto in questa attività? Sì, sì, sono il papà di Marina. Come ha vissuto questa esperienza che suo figlio ha, su cui suo figlio ha lavorato in classe? Ma l'ho vista molto entusiasta, perché gli permetteva di fare
funzionare la sua fantasia, e in più il fatto di avere un tutor gli è sembrato molto bene, molto bello, perché c'era qualcuno che teneva cura di lei, e essendo più grande è stato molto carino. Ha visitato senz'altro i lavori che sono esposti. Di quei lavori che ha visto, quale le è sembrato il più bello? Se si può trovare un più bello? A me sembravano tutti belli. Sì, difatti, no, ma testimoniano tutti di una fantasia, sono tutti molto carini, tutti. Quando lei era piccolo e aveva l'età di sua figlia, mi ha detto, che cosa si ricorda di quegli anni? Sarebbe stato capace di svolgere un lavoro così arduo? Ma penso di no. Sono ancora piccolo e tutt'oggi non ce la faccio ancora. La sua maestra non l'ha mai invitato, non l'ha mai stimolato a queste attività? La sua età ero stimolato da altre cose, ma la scuola non mica tanto. Grazie.